Il Museo della Moneta di Palazzo Koch è stato costituito dalla Banca d'Italia nel 1993, in occasione della celebrazione del proprio centenario. Nel museo sono esposte tavolette di origine mesopotamica, monete antiche dal periodo dell'antica Grecia fino all'epoca di Vittorio Emanuele III di Savoia e carta moneta, dalla prima emissione effettuata in Italia nel 1746 dal Regno di Sardegna fino alle ultime banconote in lire emesse dalla Banca d'Italia prima dell'introduzione dell'euro. Un percorso di ben 5.000 anni di storia. Iniziamo dalle tavolette d'argilla di origine mesopotamica. Questa selezione, proveniente in gran parte dal sud della Mesopotamia, si riferisce al terzo-secondo millennio avanti Cristo. Le tavolette non sono moneta, ma contratti che raccontano dei mezzi di pagamento, essenzialmente argento e orzo, utilizzati per acquistare, ad esempio, case, terreni, schiavi. Le tavolette illustrano anche i mezzi con i quali i Sumeri combattevano l'usura attraverso la fissazione di tetti ai tassi di interesse. I tassi non potevano superare limiti ben precisi stabiliti per legge: 20% per i prestiti in argento, come previsto in questo contratto, e 30% per i prestiti in orzo. L'orzo, che veniva prestato a gente povera ed era un bene fondamentale per la sussistenza, era considerato più rischioso dell'argento, il mezzo di pagamento usuale per i mercanti. Nel periodo considerato si verificarono due eventi molto importanti: l'invenzione della scrittura cuneiforme e la diffusione della moneta valutata a peso. La moneta coniata è cosa ben diversa dalla moneta valutata a peso. La moneta coniata nasce in Lidia, antica regione dell'Asia Minore, nel VII secolo a.C., quando il sovrano le attribuisce un valore discrezionale. La moneta poteva circolare con il sigillo dell'autorità emittente senza bisogno che venisse pesata. Ne derivarono vantaggi rilevanti sul piano operativo. Ad esempio, si potevano pagare gli stipendi ai soldati con una moneta il cui valore dipendeva solo dal valore facciale. Nella sala della moneta coniata è esposta una collezione di monete greche e romane che ne descrivono il cammino attraverso la Grecia e lungo le principali città-stato del Mediterraneo fino a Roma. La moneta più antica della nostra collezione, tra le più antiche nell'ambito di quelle ritrovate, è quella emessa sotto il re Creso, ultimo re di Lidia, nel VI secolo a.C. Figurano le teste affrontate di un leone, simbolo dell'Oriente, e di un toro, simbolo dell'Occidente. In questo periodo, la moneta non serve soltanto per il pagamento di beni acquistati, ma è soprattutto simbolo di autorità e indipendenza politica. Ogni città-stato conia una moneta con simboli e raffigurazioni diverse. Il toro dal volto umano a Focea, le tartarughe nell'isola di Egina, la civetta di Atene. Successivamente, la moneta coniata si diffonde dalla Grecia alle colonie greche dell'Italia meridionale, Sibari, Crotone, Metaponto, dove vengono prodotte anche monete con tecniche innovative, ad esempio quelle incuse. Presso la zecca di Siracusa viene coniata, tra il V e gli inizi del IV secolo a.C., una delle più belle monete dell'antichità, quella con la testa dell'aretusa circondata da delfini, firmata anche da un noto incisore dell'epoca, Chimon. I romani iniziarono a coniare la moneta solo verso la seconda metà del III secolo a.C., quando, affermata la loro egemonia sul Mediterraneo, si rendeva necessaria una moneta in grado di testimoniare la solidità e la potenza dello stato emittente. Nel periodo repubblicano, il sistema monetario romano era di tipo bimetallico, basato su argento e bronzo. Qui possiamo ammirare una bellissima moneta del III secolo a.C.,
il denario d'argento, con la testa della Dea Roma sul dritto e i dioscuri a cavallo sul rovescio. Fu la moneta più importante del sistema monetario romano, utilizzata in tutto il mondo allora conosciuto, anche in Estremo Oriente, un po' come il dollaro nella nostra epoca, e più di recente l'euro. Con l'impero di Augusto, l'oro entrò a far parte definitivamente del sistema monetario romano, basato su tre metalli di lega diversa legati da un rapporto di cambio fisso. Un aureo d'oro, che equivaleva a 25 denari d'argento, che equivalevano a 100 sesterzi di bronzo, i quali equivalevano a 400 assi di bronzo. Questo sistema garantì ben 200 anni di stabilità monetaria. Con la crisi del III secolo, il denario d'argento fu svalutato in maniera rilevante fino a diventare, verso il 290 d.C., una moneta sostanzialmente di rame. In questo contesto, nessuno era più disposto a cambiare una moneta d'oro con 25 denari che non erano più d'argento. Si ebbe quindi una forte inflazione accompagnata da fenomeni di tesaurizzazione. Gli imperatori romani attuarono una serie di riforme monetarie per cercare di recuperare la stabilità del potere d'acquisto della moneta. Diocleziano introdusse un calmiere dei prezzi, prevedendo anche la pena di morte per chi aumentava i prezzi dei beni di prima necessità. In assenza di risultati soddisfacenti, si passò con la riforma monetaria di Costantino del 324 d.C. a un sistema basato sull'oro, il solido, con gravi perdite per chi veniva remunerato in argento o in bronzo, notevolmente deprezzati rispetto all'oro. Nella sala denominata Oddo si trova la prima acquisizione effettuata dalla Banca d'Italia nel 1938 da Pietro Oddo, cassiere del Banco di Sicilia, che prima di assumere l'incarico di segretario numismatico del re Vittorio Emanuele III, decise di vendere la propria collezione numismatica e la propria biblioteca. La collezione riguarda monete emesse nel meridione d'Italia sotto le dominazioni di popoli e sovrani provenienti dalle più diverse parti del mondo, nel periodo che va dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino all'età moderna, cioè 1500 anni di storia. Noi prenderemo in considerazione solo alcune monete particolarmente significative. Un esemplare di moneta araba, il cosiddetto tari in oro, equivalente a un quarto di dinar, imitazione di quella in uso presso i bizantini. Questa moneta ricorda l'importanza della dominazione araba in Sicilia, ove furono coniate monete della specie in gran quantità. Una moneta normanna di imitazione araba del valore di un quarto di dinar, cosiddetta tari, emessa dalla zecca di Palermo nella seconda metà dell'XI secolo sotto Ruggero I Conte, sulla quale venne impressa una piccola croce a tau, unico indizio della fede cristiana dei nuovi signori dell'isola. La presenza sulla moneta di simboli cristiani e islamici era volta a favorire l'intensificazione dei commerci tra la popolazione araba e quella normanna. L'augustale in oro di Federico II della prima metà del XIII secolo, una moneta di particolare rilevanza e bellezza emessa dalla zecca di Messina, che si richiamava alle glorie dell'antica Roma. Due bellissime monete emesse sotto la dominazione angioina, entrambe prodotte dalla zecca di Napoli. Il carlino in oro di Carlo I d'Angiò della seconda metà del XIII secolo con l'Annunciazione Angelica e il fiorino di Giovanna d'Angiò, figlia di Carlo, della metà del XIV secolo. Quest'ultima moneta ricorda la rinascita economico-monetaria che si verificò circa un secolo prima in alcune città italiane del centro-nord. La serie di monete da 5, 20 e 100 lire in oro di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia,
emesse dopo l'unificazione dell'Italia del 1861, potente simbolo di unità in cui si riconoscevano per la prima volta tutti gli italiani. Queste monete che chiudono la collezione ricordano le complesse vicende che portarono l'Italia all'unificazione monetaria dopo quella politica. Essa si realizzò attraverso l'estensione a tutto il Regno d'Italia del sistema monetario del Regno Sabaudo, che era stato mutuato da quello napoleonico, bimetallico in oro e argento. In sostanza, l'Italia adottò lo stesso sistema monetario francese perché legata politicamente ed economicamente alla Francia. La Francia, infatti, aiutò l'Italia nel processo di unificazione politica e buona parte del debito pubblico italiano era detenuto da creditori francesi. Nella sala cosiddetta dell'oro sono esposte le monete, tutte in oro, che ricordano le linee di politica monetaria adottate dai principali stati dell'Europa nell'Ottocento. Come accennato, la Francia aveva scelto il bimetallismo, considerandolo un sistema stabile. In quel periodo, l'Inghilterra fece una scelta diversa, adottando il gold standard. Nel 1816, infatti, il Parlamento inglese, nell'approvare la riforma del sistema monetario, dichiarava che solo l'oro poteva fungere da misura base del valore e valuta legale per i pagamenti. Qui possiamo ammirare una bellissima moneta inglese, 5 pounds in oro della Regina Vittoria del 1887, che reca sul rovescio l'immagine del San Giorgio a cavallo che calpesta il drago, disegnata dall'incisore italiano Benedetto Pistrucci. L'Italia, con la legge Pepoli del 1862, adottò il bimetallismo francese mantenendo la convertibilità delle banconote. Con la stessa legge fu anche realizzata un'importante operazione di razionalizzazione della circolazione metallica. Da 282 pezzi si passò a 14 pezzi, 5 tagli di monete d'oro, 5 d'argento e 4 di bronzo. Nel 1865, per iniziativa del governo francese, si giunse alla definizione di un trattato internazionale che istituiva l'Unione Monetaria Latina. Questo evento storico è di particolare interesse. L'accordo, firmato a Parigi nel dicembre del 1865 da Francia, Italia, Belgio e Svizzera, rappresentò il primo tentativo posto in essere da vari stati europei per giungere alla definizione di sistemi monetari omogenei. Le monete erano legate tra loro da un cambio alla pari. Ad esempio, 100 lire si cambiavano con 100 franchi. Ma ciascun Stato membro rimaneva responsabile della propria moneta nazionale. Nel 1868 aderì anche la Grecia. Alcune candidature non furono mai accolte, ad esempio quella dello Stato Pontificio. Altri paesi, tra cui la Spagna, la Serbia e il Montenegro, pur non firmando la convenzione, uniformarono i propri sistemi monetari a quelli dell'Unione Monetaria Latina. Nel 1873 fu creata anche l'Unione Monetaria Scandinava, tra la Danimarca, la Svezia e, dal 1877, la Norvegia, con l'adozione di una moneta a base aurea, affiancata dal 1885 dalla circolazione di banconote. Per la prima volta si andava diffondendo la consapevolezza che la soluzione dei problemi monetari dovesse avvenire attraverso decisioni concordate e forme di cooperazione internazionale. L'accordo di Parigi registrò una prima difficoltà in Italia nel 1866.
quando le pressanti necessità finanziarie avevano indotto il governo italiano a sospendere la convertibilità delle banconote adottando misure straordinarie per stabilizzare la propria situazione finanziaria. Approfondiremo questo argomento tra poco. Un ulteriore indebolimento dell'accordo si ebbe a seguito della guerra franco-prussiana, con la sconfitta della Francia a Sedan nel 1870, anche se l'accordo stesso rimase formalmente operante fino al 1927. Dopo la crisi del bimetallismo, nel periodo 1870-1890, il gold standard venne progressivamente adottato dai principali paesi d'Europa, tra cui l'Italia. Si passò così gradualmente a un sistema mondiale di cambi fissi, basato sulla parità aurea di ciascuna moneta e la convertibilità in oro delle banconote. Decisioni queste che venivano assunte unilateralmente da ciascuno Stato. Siamo giunti nell'ultima sala del museo, quella delle banconote. La carta moneta fu inventata dai cinesi. Le prime testimonianze risalgono al secolo XIII, ma non si può escludere che in precedenza questo strumento fosse già utilizzato. In Europa la nascita della carta moneta risale al 1661 per iniziativa di una banca svedese. In Italia il primo biglietto al portatore fu emesso nel 1746 dalle Regie Finanze di Torino per fronteggiare le spese militari che il Piemonte, alleato con l'Austria, doveva sostenere nella guerra contro la Francia e la Spagna. Si trattava di carta moneta che fruttava interessi, emessa contro deposito di denaro, un ibrido tra la banconota e l'obbligazione. Per circa un secolo, la carta moneta fu emessa prevalentemente per le grandi transazioni internazionali e per raccogliere fondi finalizzati al finanziamento di impegni di natura bellica. Emblematici i biglietti patriottici emessi con la firma di Mazzini e Garibaldi, rispettivamente del 1850 e del 1867. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si verificò una progressiva affermazione della carta moneta in relazione alla crescente domanda di mezzi di circolazione connessa con lo sviluppo economico indotto dalla rivoluzione industriale. Il biglietto di banca, essendo un mezzo di circolazione a taglio fisso e al portatore, poteva essere utilizzato per i pagamenti senza bisogno di girate, come avveniva per le lettere di cambio o per le fedi di credito. Col tempo, la banconota fu emessa dalle banche di emissione in quantità significativamente maggiore rispetto alle riserve metalliche detenute dalle stesse banche. Veniva comunque assicurata sempre la convertibilità dei biglietti in moneta metallica. Nel 1861 l'Italia aveva stabilito il principio della convertibilità delle banconote in oro. Diversamente da oggi, le monete metalliche erano molto più rilevanti delle banconote cartacee. L'Italia si preparava a combattere la terza guerra d'indipendenza contro l'Austria. Nello stesso tempo, doveva far fronte alle esigenze di potenziamento delle infrastrutture di un paese appena unificato. In quel periodo furono costruiti ben 6.500 chilometri di ferrovie. Nel 1880, la rete ferroviaria sarebbe stata completata raggiungendo la Calabria e la Sicilia. Si poneva quindi il problema di trovare risorse adeguate per finanziare i progetti del paese. I prestiti dall'estero erano molto costosi. L'Italia decise nel 1866 di introdurre il corso forzoso, sospendendo la convertibilità delle banconote. Il paese si trovò a sperimentare una circolazione quasi completamente cartacea. Questo creò un clima di sfiducia nei confronti delle banconote. In questo contesto nacquero i biglietti fiduciari locali, vera e propria carta moneta abusiva, emessa da banche, operatori commerciali, società di mutuo soccorso, senza autorizzazione.
La prima legge bancaria del 1874 ne impose il totale ritiro entro il 1875. Con la stessa legge venne istituito un consorzio tra le 6 banche di emissione esistenti che furono autorizzate a emettere biglietti consorziali, sempre in regime di corso forzoso, a fronte della concessione di un prestito allo Stato di 1 miliardo di lire. Al fine di preservare l'affidabilità e la credibilità del Paese, il provvedimento fu accompagnato da severe misure di rigore, quali la tassa sul macinato di grano, la vendita di beni ecclesiastici e le tasse sulla proprietà fondiaria. Nel 1875 fu raggiunto anche il pareggio di bilancio. Secondo lo storico Carlo Cipolla, l'adozione del corso forzoso da parte del governo italiano, tenuto conto del contesto storico-economico, fu una decisione tempestiva e appropriata che favorì un crescente sviluppo industriale. I biglietti con la scritta già consorziale furono emessi quando, in considerazione dei positivi risultati conseguiti, l'Italia ripristinò nel 1881 la convertibilità delle banconote sospesa nel 1866, sancendo il suo ingresso nel club del Gold Standard, il sistema monetario basato sull'oro. Nel 1894 la convertibilità fu di nuovo sospesa per essere ancora una volta ripristinata nel 1927. Nel 1935, a causa delle tensioni che avrebbero portato alla Seconda Guerra Mondiale, la convertibilità delle banconote fu definitivamente abolita. Sempre secondo il giudizio dello storico Carlo Cipolla, l'economia italiana, nei 50 anni successivi alla sua unificazione, pur sviluppandosi meno di altre economie come la tedesca e la danese, riuscì a inserirsi nel gruppo ristrettissimo di paesi in via di modernizzazione. La Banca d'Italia nacque nel 1893 dalla fusione di 3 banche: Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito, e operò come banca di emissione insieme ai 2 banchi meridionali, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, fino al 1926, anno in cui diventò l'unico istituto di emissione. La Banca d'Italia iniziò a stampare carta moneta nel 1896 con un esemplare da 50 lire. Successivamente, sulla base del decreto ministeriale del 6 dicembre 1897, fu emesso un biglietto da lire 1000 disegnato da Rinaldo Barbetti, sostituito dal 1930 da uno disegnato da Giovanni Capranesi. Entrambi i biglietti sono considerati vere e proprie opere d'arte. La collezione di banconote si completa con gli ultimi biglietti emessi dalla Banca d'Italia prima dell'introduzione dell'euro. Questi biglietti testimoniano la progressiva evoluzione dei sistemi di sicurezza adottati per contrastare la contraffazione e sono caratterizzati dalla riproduzione di immagini degli uomini illustri, persone che hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio artistico e culturale italiano. Verdi, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, Tiziano, Bernini, Caravaggio, Raffaello e Maria Montessori, prima donna raffigurata sulla lira italiana, la celebre banconota da lire 1000. Sotto il profilo storico-economico, questi biglietti ci ricordano gli anni 80, in cui fu sconfitta in Italia l'inflazione a 2 cifre, come pure il percorso seguito dal nostro paese sin dai primi anni 90 per raggiungere gli obiettivi del Trattato di Maastricht e quindi poter aderire all'euro nel maggio del 1998. Dal 1 gennaio del 2002, con l'introduzione dell'euro, è iniziata una nuova avventura della moneta. Grazie dell'attenzione e arrivederci.